Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di Super Mario 3D World. Allora, siamo tornati e ci trovavamo al secondo mondo. C'è anche l'upgrade, ho preso il Pro Controller della Nintendo, che è un po' più comodo dei Joy-Con, che con le mie mani grosse non ci stavo proprio al top. E ci trovavamo che qui avevo preso solo una stellina, un po' triste. Ho visto anche in un video su YouTube che c'è un trucchetto al primo mondo per prendere vite infinite, quindi poi lo proveremo a fare. Non ci avevo pensato effettivamente che si potesse fare quel trick, però adesso ci andiamo prima a fare questo della pianta e vediamo un pochettino. Allora, nel tunnel delle ombre. Ok, tunnel delle ombre. Le piante dormono. Ok. E che cos'è questa mattonella diversa? Lì c'è quella mattonella un po' sospetta, però non gli posso fare niente. Qui ci sono altre mattonelle sospette. Ok. Quanto pare c'è una stella, eccola. Ok. Ovviamente ho visto solo quel trick perché ho trovato uno youtuber che fa video sulla Switch e mettendo un suo video c'era questa cosa qui, ma non sono andato oltre anche per non spoilerarmi altre cose, diciamo. Quindi prendiamo questo. Monete di cui, se facciamo quel trick delle vite, praticamente non abbiamo più bisogno. Allora, qui invece sono sveglie. Saliamo, ci prendiamo questi tre. Oh. Mettiamoci qua su quest'altro isolotto. Oh, 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 brividi. Mi ci sono voluto incarognire come un idiota e mi sono anche suicidato. Logicamente è stata veramente una pessima scelta, però abbiamo 16 vite, quindi... Ma qui forse c'era qualcosa, non devo distruggerli. Forse c'era qualcosa sopra. Che adesso non potrò più prendere, vabbè. Allora, torniamo qui. Andiamo... Ah, la stella l'ho già presa. Vale, quella che ho preso prima. Gatto. Allora, gatto. Vediamo un po' se... con il gatto riusciamo a fare qualcosa che... Però no, queste mattonelle non hanno alcun che, ne sono troppe per essere sospette. Sono semplicemente un po' più in rilievo. Ok, facciamo così. Ci sbarazziamo delle piante. Adesso possiamo. Oh. Oh, ci stavo per ricascare praticamente. Andiamoci qua. Ignoriamolo questo. Evitiamo altri. Porta. Una porta. Ah, ok. Siamo ombre adesso. Interessante. Benissimo. Mi sono già cartato. E questa? Ma what the fuck? E come me la passavo? Questo? Che succede? Oh, ma cose assurde. Mi sono fatto male. Una stella qui. Qui. Presa. Ok. Che casino. Sono anche mini Mario adesso.
Andiamoci di qua. E qui che cosa c'è? Un Todd con un Bowser. E che cosa si deve fare? È sospetto. È solo un finto Bowser. Lo devo far cadere così non ho più paura Todd. E ci dà una stella. Ok. Perfetto, le abbiamo prese tutte e tre, quindi il livello penso sia finito. E per fortuna direi che eravamo... Qui andiamo sopra. Sì. Benissimo. Ah. Per poco, ma potevo anche... Avevo messo da parte qualche... qualche intruglio sicuramente, una campanella o un fiore, quindi magari potevo cacciarli. Ma li caccerò adesso. Allora, abbiamo le stelle. Benissimo, tutte e tre poi, un colpaccio. Quindi ci facciamo... Se giochi in modalità un giocatore, puoi premere giù per scattare foto durante la tua avventura. Ah, sì, sì, l'avevo già visto, ok. Allora, stella, Bowser, mondo, si va. Una mezza scalata con super pianta boss, percorso tattile. Let's go. Puoi giocare questo livello utilizzando i comandi tattili. Usele. Premi R o SR per far apparire il cursore tattile. Usalo per spostare i blocchi color arcobaleno. Se giochi in modalità portatile puoi anche toccare i blocchi sullo schermo. Ah, cursore tattile. Ah, si muove con il joystick. Ok. Si muove con il giroscopio. Ok. Ma che cosa devo fare? Ah, ok. Allora. Così. E qui che gli faccio? Lo tengo fermo? Che succede? Oddio. Che casino. Preferisco quello normale. Di qua. Cappottiamolo e lo prendo. Lo prendo. Mamma mia che casino. Giusto in tempo. No, allora. No, questo no. Allora, prima questo. Che casino. Questo, questo. Questo. Ok. Questo. Poi facciamo... Facciamo questo e ci prendiamo intanto la bandierina, che mi sembra abbastanza fondamentale in questo livello. Qui niente, però almeno ho capito un po' come funziona. Riportiamola al centro. Perfetto. Lì però... Ah, qui c'è una specie di segreto, mi manda avanti, no, mi manda avanti. Allora di là c'era un segreto, vabbè, peccato, poi ce lo prendiamo. Come al solito dovremmo rifare dei livelli per avere un pochettino di cosette in più, di stelle in più. Quindi, facciamo così. Lì c'è anche la nuvoletta, non ci si può non andare, quindi... Ci andiamo proprio subito. Dove si va? Sulle nuvole, come sempre. Ok, stellina. E si va.
Perfetto. Torniamo qua. Questi sparano fiamme. No, mangiano. Mangiano, quindi ci risiamo. Allora questo. Fermati così. Quest'altro, quest'altro. No! Mi sono buttato giù. Non ci posso credere. Per schivare la pianta. Allora. Sta cosa del... sto coso qua. Un casino. Ecco, lo stavo per rifare. Incredibile. La stellina sulla nuvola è già presa, quindi non ci riandiamo. Che è abbastanza inutile. Andiamo di qua. Qui. Posso scoppiarli? Ok, ok. Ritariamolo un pochino. Là sotto c'è una stella. Perfetto. Questa è la seconda, terza. Quindi devo alzare questo. E questo. Volta non ci casco, e questo se ne va velocemente, quindi aspetto un attimo. Perfetto. Ma no, 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 no. What? Cioè, lo devo rifare, non ci posso credere. Non ci posso credere. Manteniamo la calma, perché cioè. Devo dire che sulla light è più facile, perché col touchscreen, cioè, è banale rispetto a doverlo comandare col joystick. Però per carità, molto preciso, non metto in dubbio. Parti prima che quei cosi, i mini Goomba. Allora. Ok, finora ci siamo. La stella sotto l'abbiamo già presa, quindi niente. Questo. Questo. L'importante è la calma. Non avventarsi. Perfetto. Uff. Semplice. Nel contempo sono crepato due volte. Cioè, non mezza volta, due volte. Ok. Sono anche a maniche corte, perché mi sono accorto di averci la felpa verde e quindi sparivo anch'io. E siccome la bambina dorme in camera davanti all'armadio, non potevo scegliere un altro vestiario al mio guardaroba. Prova a attivare il tuo cursore tattile con per attivare altri livelli. Non si sa mai cosa potresti scoprire. Lo posso fare in tutti i livelli, quindi. Ok. Magari non in tutti, penso, no? In qualcuno. Prossimo livello. Siamo lontani dal prendere tutte le stelline, però, giardino rotante. Allora. Ah, qui il coso tattile. Posso attivarlo per lo più sempre. Ok.
Allora, qui cosa abbiamo? Niente. Poi ci sta il topolino che va sulla ruota, ma non ci posso credere. Beh, che tanto adesso troverò una trasformazione gatto sicuro in tempi brevi. Poi pescetti. Mario. Tasto Mario. Imbrino. Imbrini che non ho capito a che servono. Forse a fare le foto, no? Cioè, mi sa che l'ho visto all'inizio, me lo sono scordato. Allora, prendiamo tutte le monete, ci arrampichiamo e abbiamo una stella. Excellent, come dice il nostro buon Mario. Qui che cosa abbiamo? Il giardino. Vediamo se si può salire qua, sicuro. Là c'è qualcosa. Sì, quindi questo livello è bello, bello pieno. Bello pieno. Vediamo un po' cosa c'è di là. Ah no, vabbè, torniamo indietro. E qui sicuramente c'è qualcosa che si può prendere. Col Mario Fiamme però. Due volte ci si deve saltare. Ho una palla, becca di questa. Che figo, cioè, puoi colpire con la palla. Ultimo gettone. Qui abbiamo un one up nascosto. I cerchietti. Allora, un altro gatto mettiamo da parte, non si sa mai. Perfetto. Oh, mini Goomba, go go, che mi hanno colpito. Madonna, non ci credo. Prendiamo di nuovo il gatto. Qui sono i criceti. Un tubo, entriamo nel tubo. Oppure è la fine il tubo? No, è la fine. Allora, andiamo a vedere se qua c'è qualcosa. Praticamente di stelle non ne abbiamo prese. Da qualche parte devono stare, no? Ste stelle. Proviamoci a arrampicare qua sopra. No, è finito, non c'è nulla. Forse devo... Non ho idea di dove siano queste stelle. Cioè, abbiamo presa una sola. Boh. Piccate da qualche parte, imboscate. Intanto andiamo qua. Perfetto. Allora, sicuramente. Ah, se quella era la prima parte, c'è un'altra parte. Allora le altre due sono qui. Non bisogna temere. Andiamo da parte. Facciamo saltare tutte e due. Però passiamo anche da sotto. Che cos'è questa stella che ruota? Perché succede questo? È aperta questa ruota? No, semplicemente gira e basta. Non c'è alcunché dentro. Niente. Un tubo qui. Entriamoci. Devo prenderli tutti. Sicuro. Stella. Ok. Senza tempo, quindi easy, relax. Relax. Rilassatissimo proprio. Allora, seconda stella. Quindi sembrava di no, ma invece ci siamo. Ok,
sembrava di no, invece ci siamo. Qui abbiamo il tubo. Se ci manda alla fine, ci siamo saltati una stella. Ci manda alla fine, ci siamo saltati una stella, l'ultima. L'ultima stella. E dov'era in quel piccolissimo spazio? Non si sa. Non si sa. Era lì, da qualche parte. Ma non sappiamo bene dove. Miau. Benissimo. Allora. Ah. Che cos'è questo? Due, vabbè, meglio che niente. Oh, un Goomba gigante, un Goomba modificato, geneticamente modificato. E anche la roulette, sappiamo. Per cambiare personaggio premi B o giù nello schermo allo stesso inizio livello. Ok. Ogni personaggio ha caratteristiche diverse nella corsa e nel salto. Provali tutti. Infatti ho sentito che in questo gioco ci sono dei livelli che vanno fatti con un personaggio, dei livelli che vanno fatti con un altro. Allora, prendiamo il primo. No, dai, era bianco. Presi tre, vabbè. Triap. Quello convinto è il secondo che l'ho beccato giusto, vabbè. Se il gioco dice no, noi ci fidiamo, non possiamo fare altro che sconfiggere. Qui, qui. Ah, salta pochissimo. Salto ipermutilato. Allora. Duello con i Gombruni, si chiamano i Gombruni. Gombruni. Ah, li posso colpire anche così. Easy. Pensavo dovessi solo saltarli sopra perché erano troppo grossi, invece. Invece è andata liscia. È andata liscia come l'olio. Perfetto, livello completato. 17.700, punteggio veramente utilissimo in Super Mario. Ha sempre voluto dire tanto, già dal Super Mario per il NES. Punteggio è stata sempre una cosa a cui uno puntava proprio, infatti punteggio si chiama proprio perché ci punti. 5 stelle, signori, casa del mistero, agguato dei nemici. Io metto Mario... Questa è la casa del mistero. Troverai una stella in ogni stanza. Fai del tuo meglio per raccoglierle tutte. Buona fortuna. Buona fortuna. Vabbè. Entriamo. Vabbè, come è facile, è facile. Vai. Però c'è il tempo, c'è il tempo. Quindi bisogna essere aggressivi. Vai, easy. Se sei gatto, ce l'hai nel sacco proprio. Oh, dammi la campanellina. Via. Ok. Andiamo di qua. Andiamo a quota 4. Ultimo. Perfetto. Sono stati anche rapidissimi nelle iper aggressive level. Punteggio 2700. Io. Vai. Allora, lì c'è il Goomba Kung Fu, il Goomba, come si chiama? Goombrown? Sono già scordato, ragazzi. Le abbiamo prese tutte comunque. Questo è un livello torta, torta alle ciliegie. Va bene. Valico doppia ciliegia. E B, no, volevo cambiare personaggio e provare gli altri. What? Che cosa accade? Vabbè, due Mario, meglio di uno, che devo dire? Due Mario gatto, ancora più nel sacco, attenzione! A spazzola proprio adesso. No, riavvicinatevi. Ok.
po' di magagne per farli riavvicinare. Un po' di... No, no, no. Allora, bloccati tu qua. Ok. Ora, vai. No. Vabbè, che dobbiamo fare? Niente, praticamente. Giù. Fatti apposta. Una stella nella cassa. 4 diventa... No, dai, non ci credo. Cioè, che sta succedendo? Siamo troppi mal... Cioè, mamma mia, la potenza di fuoco. Devastante. Cioè, devastante. No, anche l'altro Mario vogliamo con noi. No, andiamo tutti, allora. No, no, ragazzi. Cioè, poi ci dobbiamo mettere d'accordo. No, no, tu torna indietro. Fermi tutti. Ammucchiamoci tutti di qua. Poi ammucchiamoci tutti così. Perfetto. Ora, signori, ci dobbiamo sincronizzare nel salto. Dai, sempre a farsi riconoscere quel Mario. Sempre lui, quello di destra. Si deve sempre far riconoscere. 1, 2, 3. Oh, il panico, il panico. Il panico, il panico. Sono scesi. Sono scesi. C'hanno quella cosa che sembra che vogliono sparare da un momento all'altro. No, niente invece. Ok. Che succede? Devo far andare un Mario di qua, un Mario di là. Perfetto. Andiamo qui. Mi dici davvero che non c'è niente? Ci crediamo? Eh no che non ci crediamo. Il quarto Mario. Cioè, quanti Mario? What? Dai, 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 tutti quanti, a trenone. Ah no, solo l'ultimo è quello giusto, ok. Ok. Bandierina. Che casino, ragazzi. Veramente però devo dire innovativo. Innovativo. Trovate veramente mai viste. Molto bello questo gioco. Molto bello. Poi soprattutto è molto party. Quindi questo è bellissimo da giocare in più persone. Ok. Ce lo mettiamo da parte. Anche se tenersi da parte il gatto non è una cattiva idea. Facciamo così. Tutti insieme. Che sta... No, no, che succede? Allora, faccio così. No, perché? Ok. 70 secondi. Signori, dobbiamo andare. No, vabbè, li sto perdendo, ma non ce la posso fare. No, no, che sta succedendo? Sì, ma di questo passo ci spicciamo domani? One up, quello in mezzo. Manca come al solito un... niente, lo porto da solo, meno male. Qui che cosa c'è? Oh, se ci si andava in quattro succedeva sicuro qualcosa di fantastico, tipo la stellina. No, il tempo. No, ci si doveva arrivare in quattro per far succedere qualcosa di magnifico, ne sono sicuro. Va bene. Sono belli perché poi si devono anche rifare, capire che succede. Andranno riapprofonditi i livelli. Allora, vediamo un po'. C'è un one up buttato lì in spiaggia. Aiuto, la principata. Fata principessa, come si potrà chiamare. Dobbiamo scendere lì per prendere quel one up. E come si farà mai?
Vediamo un po'. Sicuro da qui ce lo fa sudare, eh? Sì, eh. Andiamo lontanissimo. E poi però io non mi fermo, voglio vedere se c'è qualche altra cosa qui dietro. Che c'è? Che c'è? Bene amato nulla, ragazzi. Il famosissimo bene amato nulla. Quindi possiamo riandare qui. E principata e finiamo questo mondo in questo video, ragazzi. Sto video più cattivo, più aggressivo che dura di più. B. B, ho premuto B, perché non mi ha fatto cambiare personaggio? Livello che avanza da solo. Oh mamma mia. Troppo bello che semina il panico quando colpisci uno della banda lì. Che semina il panico. Oh, ma che succede? Che sta succedendo? What? No, cioè ragazzi, mi sono trasformato in un cubo sparacose allucinanti. Non mi faccio colpire. No, mi sono fatto colpire. Che non puoi sparare quando vuoi tu. Spara ritmicamente ogni secondo. Quindi mi ha un po' fregato questa cosa. Peccato perché era veramente funny. Vabbè, quello che c'è c'è, non ci importa. Più importante non lasciarci le penne. Oh oh oh, come non detto, come non detto. La stellina, ridatemela! No. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Allora, portiamoci avanti con il lavoro. Andiamoci così. Oh, il cubo, questa volta non ci casco. Dai. Come si fa? Ma sto per schiattare e non mi ci ha fatto salire. Vabbè, oh. Prima non so che cosa ho fatto per entrarci, sinceramente. Allora. Siamo in più elementi a sparare palle di fuoco, a quanto pare. Oh, la stella. Che non avevo, vero? Ce ne avevo solo due. Allora, andiamo di qua. Vabbè, va, capito. Questa cosa fantastico c'era in quei cosi. Così difficili da prendere. Qui la stella. Volta non mi frega. Qui non c'è un bel niente. Lì prendiamo il timbrino. Ci facciamo sorprendere. Oh, it's me. Come al solito, due. Qui questo si rompe. Questo si rompe. Che figo, questo salto non l'avevo mai fatto. Doppia rotolata, letale. Tanto l'idea che se ci arrivi col cubo cannone qua ci spari. Ho tanto l'idea che qui ci si deve arrivare col cubo cannone. Va bene. Baby Bowser. Ok. No, diventa... No, ragazzi, no, 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 no.
Ok, secondo. Invisibile con la mimetica ottica. Perfetto. Ok. Questo è abbastanza semplice, anche se una volta mi sono lasciato colpire con un polletto. Allora, abbiamo l'orologino che ci dà un po' di time. Oh, la principata. Andiamola a salvare, che ci sta qua? Bene amato nulla, signori. Oh, stavo per sgommare fuori dalla mappa. Ok. Siamo pronti? Siamo pronti? Si va e si salva così la seconda principata del secondo mondo. Incarognitissimi. Eccoci qua. Pim! Livello completato. Io. Davvero molto più comodo questo controller, devo dire. Una bomba. Una bomba. Sento, qui potete ammirare anche un po', sparisce il verde, ma c'ho un Luigi uscito dall'ovetto Kinder. Il top. Non mi è uscito Mario, però, peccato. Allora, 38 stelle per noi. Il castello conquistato, la principata salvata, che chiamerò così. Poi il nome finora non è scritto uguale da nessuna parte, quindi è sia principessa che fata. Principata. Faticessa un po' fa strano, quindi ma sembra qualcos'altro. Quindi andiamo per... come si chiamava? Principata, ok, lo scordo pure. A posto, quindi, per questo mondo ci siamo. Diciamo che ce lo siamo spaccati tutto quanto in un video. Dovrebbero essere 8 mondi, come in tutti i Super Mario, se non ricordo male. 8. Intanto vediamo, spoileriamoci il terzo. Il terzo è il mondo di ghiaccio, ragazzi. Mondo di ghiaccio, tanta roba. Ok. E quindi con questo mondo di ghiaccio qui, come vedete, questo video si conclude. Ce l'andiamo a fare nel prossimo, ovviamente, nel prossimo episodio. E quindi non c'è altro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, un non mi piace, un commento. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.